rete del Führer di Steve Barry, edizioni Nord. Stato libero di Baviera, sabato 8 giugno, ore 10:40. Danny Daniels amava la libertà che derivava dal non essere più il presidente degli Stati Uniti. Per carità, ricoprire quella carica gli era piaciuto da morire e per 8 anni aveva svolto quel lavoro al meglio delle proprie capacità, ma adorava la sua vita attuale. Poteva fare ciò che voleva, andare dove gli pareva, quando gli faceva comodo. Aveva rifiutato la protezione da parte dei servizi segreti, come era suo diritto, con la scusa di non voler pagarsi la scorta coi soldi dei contribuenti, ma la verità era che non gli andava di avere bambinaie al seguito. Qualcuno voleva fargli del male, si accomodasse. Non era poi così inerme. Oltretutto, quando mai un ex presidente aveva costituito una minaccia per qualcuno? Certo, la gente lo riconosceva per strada. Svantaggi del gioco. Quando accadeva, lui rispondeva in tono gentile e accomodante, come gli aveva insegnato sua madre, ma lì, nel profondo sud della Baviera, in un piovoso sabato mattino di tarda primavera, era un'eventualità assai remota. Oltretutto, ormai non era più in carica da 6 mesi. Un'eternità in politica. Adesso era senatore junior del glorioso stato del Tennessee ed era in Baviera per aiutare un'amica. Perché? Perché tra amici si fa così. Era stato facile trovare il commissariato di Garmisch-Partenkirchen. Le due cittadine di montagna erano talmente legate che era difficile capire dove finisse l'una e dove cominciasse l'altra. L'edificio in granito sorgeva sul vecchio sito dello Stadio del Ghiaccio, in cui si erano tenuti i giochi olimpici invernali del 1936, gli ultimi in Germania. Più oltre, in lontananza, si vedevano i sempreverdi pendii alpini solcati da piste da sci, dove però la neve era ormai ben poca. Danny Daniels era lì per parlare con una donna, Hannah Kress, appena arrestata su ordine diretto della cancelliera federale. Il giorno prima, a un'indagine dell'Europol, era risultato che Hannah Kress era cittadina bielorussa incensurata, proprietaria di un appartamento in un condominio signorile a Minsk e di una Mercedes-Benz classe C e che nell'ultimo anno aveva compiuto ben 14 viaggi all'estero pur senza avere un reddito.